Salve, sono Tommaso Dorosa, docente di enogastronomia. Siamo alla Toffini Academy, la scuola di arte culinaria di Toffini Cucine. Oggi realizziamo la crema pasticcera. Gli ingredienti della crema pasticcera sono zucchero semolato, amido di mais, del latte fresco intero, dei tuorli d'uovo, come elemento aromatico del limone. La prima operazione che dobbiamo effettuare quando prepariamo la crema è mettere il latte sul fuoco a riscaldare. Non deve bollire eccessivamente, ma appena sobbollire. Aggiungiamo un po' di zucchero semolato e la grattugiata di un limone fresco non trattato, biologico. Nel frattempo che il latte inizia a sobbollire, in una ciotola ben capiente aggiungiamo i tuorli d'uovo. Lo zucchero semolato rimasto e iniziamo a rimescolare. Dobbiamo creare una composta spumosa. Aggiungiamo a questo punto l'amido di mais e continuiamo a rimescolare. Dobbiamo avere una composta bella spumosa dove abbiamo aggiunto l'uovo, lo zucchero e l'amido di mais. Il latte è pronto. Non ci resta che versarlo all'interno. Mi raccomando di effettuare questa operazione con molta attenzione, evitando ovviamente che l'uovo si coaguli ed esca fuori una frittata e non una crema pasticcera. Adesso versiamo la composta del latte che è avanzato nella pentola e cuociamo a fuoco. La nostra crema pasticcera è pronta, adesso la dobbiamo lasciare raffreddare. Allora dovete coprire la crema pasticcera con della pellicola. La pellicola deve essere completamente aderente alla crema, in questo modo. La pellicola eviterà ovviamente la formazione di quella antipatica crosticina che sicuramente altera un po' il sapore della crema stessa. E la lasciate raffreddare, ovviamente a temperatura ambiente oppure appena diventa tiepida la potete conservare in frigorifero. La nostra crema pasticcera è pronta, l'abbiamo raffreddata e adesso la possiamo utilizzare per farcire o guarnire tantissimi dolci. Mi raccomando, una cosa da evitare è di cuocere per troppo tempo la crema sul fuoco, evitando che questa diventi collosa. Una cosa da fare, mi raccomando, è di aromatizzarla. Sicuramente sarà molto più saporita e molto più buona una crema al profumo di limone o al buon profumo di vaniglia.